In principio c'è una famiglia. Non è niente di eccezionale, è una famiglia normalissima, proprio come la vostra e la mia. Questa famiglia è composta da 5 persone. Il padre si chiama Ben, ha 45 anni, è pelaticcio e ha un accenno di pancetta. Lavora in proprio e porta a casa il pane. Vuole bene i figli e non picchia la moglie. Rose è la madre, ha 42 anni, è un po' affaticata da 20 anni di guerra con il girovita. È una madre affettuosa, una massaia efficiente e non tradisce Ben. I figli sono 3, hanno un'età compresa tra i 6 e i 17 anni. Si danno grande importanza, ma per quanto ci riguarda, per il momento, saranno semplicemente i figli. Questa famiglia anonima tira avanti vivendo la giornata. Spesso Ben e Rose si chiedono «tutto qui?», però non se lo chiedono a vicenda. Un giorno Ben entra in cucina, sta cercando Rose che è occupata a bollire le uova. Rose, ultimamente non l'ha quasi mai chiamata per nome, perciò le alza lo sguardo sorpresa. «Dobbiamo parlare». Il mondo crolla, anni e anni precipitano turbinando, vite vengono distrutte. Adesso Rose sa che tutte le sventure sono state annunciate da quella frase. Dobbiamo parlare. Devo andar via per un po'. Penso che abbiamo bisogno di stare ognuno per conto proprio, solo per un periodo. Mi dispiace farlo così, ma è che non sono felice. Rose fissa le uova. È affascinata dal modo in cui salgono gorgogliando in superficie, sospinte da un getto d'acqua bollente. Uno si è appena rotto e trasuda un candore gelatinoso nell'acqua agitata. Ora sa che sarà tutto acquoso dentro. Questa è una mattinata fatta per cliché. Dobbiamo parlare. Mi sono sentita le gambe tremare. Non credevo alle mie orecchie. Abbiamo deciso di separarci per un periodo di prova. Rose scruta la faccia di Ben alla ricerca di risposte, di qualche indizio che spieghi la borsa bella e pronta ai suoi piedi. Adesso? Gli chiede stupidamente. Lui alza le spalle. Non vedo perché dovremmo aspettare. La cosa era nell'aria da parecchio, lo sai. Lo sa. È questo che Ben voleva dire con i suoi lunghi silenzi, la sua insoddisfazione crescente nei riguardi del lavoro, la sua irrequietezza. Rose è consapevole che da un po' di tempo qualcosa covava sotto la superficie, ma magari, chissà, una vacanza, un weekend fuori insieme senza i figli. Adesso, a quanto pare, non è così facile da definire, qualunque cosa sia. Si sente estremamente calma, spegne il fornello e toglie gli spruzzi con un panno, sforzandosi di non guardare Ben. È convinta che sia così per tutte le grandi crisi della vita delle persone. Il momento in sé passa senza grandi drammi. I drammi vengono dopo. È consapevole del momento, di lui, di se stessa, della casseruola che ormai fuma placidamente. Sa che tutti questi dettagli si stanno imprimendo in fondo ai suoi occhi, per poi, in seguito, essere riproiettati all'infinito. Scosta gli occhi dalle cose rassicuranti, familiari, e li fissa su Ben. Non possiamo parlare. Devi andare proprio adesso, senza darci nemmeno la possibilità di discuterne. Lui fa un gesto di impazienza. Sono anni che cerco di parlarti. Devo andare via per chiarirmi le idee. Ti chiamo quando torno. Rose sa che Ben è deciso e anche esasperato. Non sei nemmeno arrabbiata? Le chiede. Lanciami qualcosa, picchiami se vuoi, ma Cristo, reagisci! No, non sono arrabbiata, risponde Rose. Non so che cosa provo, ma non ho certo voglia di picchiarti. Di colpo Ben si dirige verso la porta. È per sempre, non è vero? Non è solo per un periodo. Ben si volta verso di lei, la faccia pallida. Credo di sì, non ti amo più. Ed ecco che se n'è andato. La porta si chiude alle sue spalle senza far rumore. Rose grida ai figli che è ora di andare. Mette sul tavolo le merende da portare a scuola. È un altro giorno, a inizio.